La vittoria è d'obbligo per la Sir Sicoma Molini Perugia che a Trento è chiamata all'impresa nella semifinale di ritorno della Champions League. La squadra è già a Trento dal pomeriggio di mercoledì. Avrà un giorno di tempo pieno per preparare la sfida alla BLM Group Arena in programma alle 20.30. Dopo la sconfitta al tie-break nel match di andata della scorsa settimana al Pala Barton, ai ragazzi del presidente Sir ci serve una vittoria piena 3-0 o 3-1 per passare il turno direttamente e accedere alle Super Finals. Un successo di Perugia al tie-break costringerebbe invece le due squadre a disputare il Golden Set per decretare il nome della finalista. Una vittoria di Trento con qualsiasi punteggio manderebbe in finale gli uomini del tecnico Lorenzetti. Perugia dovrebbe confermare inizialmente i 7 scesi in campo domenica a Cisterna, cioè Giannelli, Riklicki, Solé, Mengozzi, Leon, Anderson e Colaci. Anche Trento dovrebbe dare continuità alla formazione che ha giocato e perso al tie-break domenica a Piacenza, un incidente di percorso nella corsa dei playoff scudetto. In campo dovrebbero scendere dunque Sbertoli in regia, la via a chiudere la diagonale, Podrashanin e Lisinac coppia di centrali, Kaziski e Micheletto Martelli ricevitori e Zenger libero. Sono 46 i precedenti tra le due formazioni, 23 le vittorie per la Sir Sicoma Molini Perugia, 23 i successi per la Trentino Itas. Questo invece sarà l'ottavo match stagionale tra le due squadre, l'ultimo vinto da Trento, ma Perugia avrà la possibilità di riscattarsi.